Il 12 settembre in Abruzzo torneranno in aula 165.000 studenti, 2.700 in meno dello scorso anno. Contemporaneamente si perderanno migliaia di posti di lavoro, se ne stimano 2.000, tra docenti e personale ATA. La FLC, CGL regionale e la Segreteria di Teramo lanciano un allarme sulla situazione scolastica del territorio. Organici Covid non riconfermati, infrastrutture carenti e precari non ancora stabilizzati. È un primo dato che ci fa capire come bisogna intervenire anche per far cessare questo spopolamento e come la scuola sia comunque importante da un punto di vista dello sviluppo di questa regione. Torneranno, noi speriamo sicuramente con la voglia di iniziare un nuovo anno scolastico, anche grazie al grande impegno che anche in questi giorni, ma non è mai finito, è stato posto da parte di tutti gli operatori scolastici, docenti, personale ATA, dirigenti, operatori degli uffici scolastici. Manca però, è mancato forse, un impegno ulteriore da parte della classe politica, di chi governa questo paese, perché a noi sembra che tutte le problematiche che abbiamo denunciato l'anno scorso non sono state risolte. Quali in particolare? In particolare c'è il tema degli organici, un potenziamento degli organici che potesse garantire una scuola di qualità. Noi attualmente abbiamo ancora degli organici insufficienti e rispetto all'anno scorso anche in Abruzzo per esempio avremo la mancata conferma dell'organico Covid, circa 2.000 lavoratori in meno che hanno garantito per esempio le sanificazioni, gli sdoppiamenti delle classi, un sistema di sicurezza e di garanzie che quest'anno non potrà essere posto in essere. Situazione preoccupante anche in provincia di Teramo, dove per il segretario provinciale della FLC-CGL Sergio Sorella il 12 settembre mancheranno all'appello 800 studenti, mentre non sono stati riconfermati 600 operatori scolastici. Particolarmente delicata la situazione nelle scuole di Roseto e Giulianova, dove sono complessivamente 500 i ragazzi ucraini da integrare. Per tutte queste ragioni, venerdì 12 settembre è stata indetta una manifestazione di protesta sotto l'ufficio scolastico provinciale di Teramo. Poi c'è un altro tema, che è quello del precariato. Abbiamo comunque sia una grandissima percentuale di precari, manca la continuità didattica anche e soprattutto in alcuni settori, pensiamo ai diversamente abili. Il 20% del personale è tuttora precario, i meccanismi di reclutamento non sono stati modificati, non danno quelle certezze necessarie. Poi c'è tutto il tema relativo ovviamente alla necessità di investire sui nostri settori anche da un punto di vista delle strutture, dell'edilizia scolastica, perché mancano per esempio anche le cose basilari, pensiamo agli impianti di areazione, piuttosto che sprecare risorse con banchi a rotelle e mille rivoli bisognava intervenire strutturalmente su questi temi.